Signore mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione. Alleluia! Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, o Signore. In quel tempo il Signore designò altri 72 e li inviò a due davanti a sé in ogni città e luogo dove stava per recarsi. Diceva loro: la messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. Pregate dunque il Signore della messe, perché mandi operai nella sua messe. Andate, ecco, vi mando come agnelli in mezzo a lupi. Non portate borsa, né sacca, né sandali, e non fermatevi a salutare nessuno lungo la strada. In qualunque casa entriate, prima dite: pace a questa casa. Se vi sarà un figlio della pace, la vostra pace scenderà su di lui, altrimenti ritornerà su di voi. Restate in quella casa, mangiando e bevendo di quello che hanno, perché chi lavora ha diritto alla sua ricompensa. Non passate da una casa all'altra. Quando entrerete in una città e vi accoglieranno, mangiate quello che vi sarà offerto. Guarite i malati che vi si trovano e dite loro: è vicino a voi il regno di Dio. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Questa pagina di San Luca, Gesù elenca i tre grandi benefici che arrivano a lui con la sua incarnazione, col suo annuncio pubblico del Vangelo, con la sua passione e morte, con la sua risurrezione, con la grazia dei sacramenti. I grandi benefici incominciano dal perdono di Dio, perciò l'annuncio è lieto. Eravamo in debito, eravamo in colpa, eravamo condannati a restare eternamente lontani da Dio che ci ha creati e ci ha creati per amore e ci ama. Quindi era una condanna terribile. Gli uomini finché vivono su questa terra non si rendono conto perfettamente di che cosa significa, di quale disgrazia è per l'uomo perdere la felicità eterna e cadere nella perdizione. Allora Gesù l'annuncia pazientemente, solennemente, con i miracoli che confermano il suo annuncio, che questa guerra, questo distacco tra gli uomini e Dio è finito. Ora c'è la pace, quindi dal perdono alla pace. Il perdono è il grande annuncio, la pace è il grande dono. E poi il Signore aggiunge anche, e lo fa tutti i giorni, la grazia particolare di guarire tutte le malattie e le infermità. Gli evangelisti ritornano su questo punto. Guariva tutti, tutte le infermità, e liberava gli ossessi, perché il demonio, figuratevi, dal momento in cui i nostri progenitori si sono ribellati a Dio, lui ha preso possesso di quello che noi vediamo, ma anche spesso della nostra persona.
E allora questo regno del male deve finire. Rientra questo grande beneficio nel primo annuncio. È Cristo che è venuto. Non è un profeta, un patriarca, un legislatore. È il Redentore, è il Salvatore, è la vita. Gesù si autodefinisce via, verità e vita. Che significa quello che io vi sto dicendo? La via è il Vangelo. La verità è proprio questo beneficio immenso che adesso gli uomini sono tornati ad essere figli di Dio. La vita, perché non saremo più condannati alla morte eterna. Gesù è con noi, Gesù sia con noi, sia con voi. Pensatelo questo, meditatelo tutti i giorni, questo grande beneficio, per non rischiare mai con leggerezza o di allontanarvi dalla fede o di perdere la grazia di Dio. Custoditelo questo tesoro nell'anima, combattete sinceramente con l'aiuto di Dio, dei santi, dell'angelo custode, combattete questo regno del maligno, perché il demonio finché può e dove può non molla, si trascina dietro tutti questi assassini, questi ladri della giustizia, della verità. E beh, dove vanno a finire? In quello che meritano, essere puniti e castigati alla lontananza eterna da Dio. Oggi celebriamo la festa di due grandi santi, Cirillo e Metodio, due fratelli che partono dall'Oriente e sono veramente persone sante. Prima fanno esperienza di vita monastica, poi stanno nella corte dell'imperatore d'Oriente, sono grandi personaggi utili per tutto, perché sono colti e sono virtuosi. Poi decidono di andare missionari, ma l'imperatore stesso li manda nei paesi slavi, e lì sono attivi, generosi, pazienti, rischiano anche la vita, comunque convertono prima il re e poi tutta la nazione slava, e ritrovano il corpo di San Clemente Romano, che era rimasto lì in una tribù orientale, e riportano queste reliquie al Papa. E poi, dopo la morte di Cirillo, il vescovo Metodio continua a predicare a tutti questi popoli slavi, ma proprio mezza Europa, tant'è vero che sono patroni d'Europa insieme a San Benedetto. Essi stessi inventano la lingua e ne fanno anche la lingua liturgica, cioè per pregare tutti insieme. Però non mancò persecuzione dagli stessi cristiani, perseguitati, incarcerati. Alla fine la verità viene fuori. San Giovanni Paolo II ha detto che sono veramente la luce cristiana dell'Europa. Guardate come la provvidenza di Dio distribuisce anche i santi secondo i tempi e secondo le necessità della Chiesa e dell'umanità. L'esempio, non lo lasciamo cadere. Magari non saremo grandi missionari, però siamo testimoni autentici, umili e gioiosi. Eleviamo a Dio la nostra preghiera. Diciamo insieme: ascoltaci, o Signore. Santi Cirillo e Metodio, missionari giganti e patroni d'Europa, fari di civiltà, costruttori di pace, per nascita fratelli, vivete in unità di fede ed obbedienza col Vescovo di Roma. Da successor di Pietro, mandati e benedetti, voi conquistate a Cristo
i popoli d'Europa. Raggiunti i Khazari, trovate e riportate a Roma le reliquie del Papa San Clemente. Vostra madre è slava e vostro padre è greco. Archivista è Cirillo, arconte tu Metodio. Lasciate tutto e insieme cercate il monastero. Michele, imperatore, vi diede una missione. Rastislav, re moravo, riceve il battesimo e chiede ai missionari esperti in lingua slava. Voi, tradotta la Bibbia, con piena fedeltà, usate in liturgia il nuovo alfabeto. Cirillo ha messo il genio, insieme danno il cuore. Nel viaggio verso Roma si fermano in Pannonia. Cirillo muore a Roma. Metodio, vescovo, riprende la missione. Erodio è messo in carcere. Giovanni VIII, papa, gli ottiene libertà. A Venezia i discepoli venduti come schiavi, ma andranno più lontano. Cechi, rumeni e bulgari, polacchi, russi e ucraini conducono alla fede.